Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Io sono Jul e oggi siamo tornati su Fire Emblem Heroes. Allora, vi dico subito che questo video non è fatto in live perché avevo registrato il voiceover mentre giocavo appunto a Heroes. In questo video mi vedrete allenare in Oka, visto che lo farò questo weekend, essendoci il bonus degli SP moltiplicati per 2. Però ho registrato tutto il video con il microfono spento. Sì, questi sono i miei pochi neuroni che purtroppo si fanno riconoscere. Per cui riregistro il voiceover. Fortunatamente non era niente di assolutamente imperdibile, ve lo ripeto ora, perché questo video, come potete intuire dal titolo, altro non è se non l'introduzione ad una nuova serie che mi piacerebbe portare sul canale. Questa serie, il titolo non l'ho ancora deciso, ma credo che la chiamerò tipo Le vostre unità, la parola a voi, qualcosa del genere. È una serie dove mi piacerebbe portare sul canale e commentare alcuni dei set dei vostri personaggi, ovviamente di Fire Emblem Heroes. Per cui in questo video mi rivolgerò a te che mi guardi, te studente, te lavoratore, te ragazza, te ragazzo, chiunque mi stia guardando in questo momento, mi rivolgo proprio a te perché puoi diventare protagonista di questa serie. Sembra molto una televendita stile anni 90, ma stile Mondial Casa, chi si ricorda la Mondial Casa, ecco. Però sinceramente non mi vengono altri modi per appunto esporvi la faccenda. Allora, vi spiego il funzionamento di questa nuova serie che, come ho già detto, farete voi. Io vi metterò in grado, vi renderò in grado di passarmi uno o più set. Per ora iniziamo con uno a testa, ragazzi, per cui mandatemi un set di un'unità che voi ritenete sia particolarmente interessante. Adesso vi dico le varie categorie di unità che mi piacerebbe appunto presentare in questi video. Mi piacerebbe presentare delle vostre unità che siano magari particolarmente originali. Che ne so, avete montato un Reinhardt con la Viridel, no, non è la Viridel, con la Turkin Lama invece che con il tuono potente? Avete montato un Hector senza la sua arma leggendaria, senza la Fragore? Avete montato, non lo so, una Lilina con contrattacco vicino, con spezza arco che countera particolarmente un'unità specifica? Ecco, allora siete i benvenuti nel mio canale, ragazzi. Mandatemi una foto dopo prossimamente vi spiegherò appunto più tardi, tra poco vi spiegherò come fare per mandarmi il materiale. Mandatemi una foto di questo set con allegato un piccolo trafiletto dove mi spiegate appunto a che cosa serve e soprattutto se funziona, dove funziona e come funziona. E io lo commenterò in live in questo video, appunto, dove mostrerò il set chiaramente a tutti e lo commenterò. Per cui accetto sia set originali, andiamo all'estremismo dell'originalità, ovvero i set troll, accetto anche set troll, tipo Vriscon Vita e Morte, mi è capitato tipo ieri. Mi è capitato ieri, mentre facevo il Gauntlet, Vriscon Vita e Morte, ok. Quindi mandatemi anche questi set qui. E a parte i set originali e i set troll, accetto anche dei set che magari non sono particolarmente originali, ma sono fatti su unità che non sono esattamente le più centralizzanti del meta. Siamo tutti bravi, no? Siamo tutti bravi a fare Lin con l'arco forte più Reinhardt col tuono potente e Deathblow, che cacchio ne so, il Cavaliere Nero con la A di Ike, Luna Nera. Questi sono set che tutti sappiamo che sono forti, no? Ma voi magari avete un'unità con un set che ritenete molto forte, ma che magari non è così, di cui magari non si parla così tanto. Vi faccio un esempio parlando di me. Io ho Camilla Coniglietta, Spring Camilla, buildata con il Triangolo Adepto, il Viride Corvo e Pyra, che è un set che non è così diffuso e lei stessa non è un'unità così diffusa. No, il set è abbastanza comune, scusatemi. Che ha un set che è abbastanza comune, ma lei non è un'unità così diffusa di cui si parla molto. È un'unità che è più o meno messa in tier A, tier B, non è nemmeno un'unità di tier altissima. Però lei funziona, ragazzi. Lei mi ha permesso di fare delle cose che senza di lei non avrei mai fatto. E per cui io vado molto fiera di questo set di Camilla, è il set con cui aprirò il primo episodio, appunto per farvi capire che cosa intendo. Inizierò l'episodio mostrandovi questo set e poi parlerò degli altri. Però è questo che voglio, ragazzi. Avete una Lilina,
una selica, che selica è già molto forte, però comunque una selica, una mae, non lo so, un Lucas, di Lucas non si parla mai, un Saber, un Corrin, ma anche unità magari meno di tier bassa, come può essere un Summer, no, Summer Leo è abbastanza scarso, una Summer Elise, insomma avete una di queste unità che avete buildato voi con un set anche non particolarmente ricercato, ma che funziona, cioè che rendete l'unità degna di contrastare tranquillamente dell'unità di tier alta, come può essere un Ryoma, come può essere un Ike, sia verde che rosso? Questo è quello che voglio, ragazzi. Questo è quello che voglio, questo e nient'altro. Allora, adesso parliamo delle modalità, appunto, con cui mi invierete i vostri set. Io ho un canale Discord che potete trovare nelle descrizioni di tutti i miei video, ed è un canale che ha, appunto, una parte dedicata completamente a Fire Emblem, una sezione dedicata completamente a Fire Emblem Heroes, che io vi consiglio, non smetterò mai di dirvelo, venite nel mio Discord se cercate delle persone con cui discutere del gioco, se cercate dei consigli sul gioco, se cercate un po' di compagnia, anche semplicemente consigli, lo so detto. Qualsiasi cosa, venite nel mio Discord perché la sezione, aiuto, ce la posso fare? La sezione dedicata a Fire Emblem Heroes è assolutamente attivissima e secondo me vi piacerebbe. Per cui vi invito a farlo e vi invito doppiamente a farlo in occasione di questa serie, poiché dal momento in cui vedrete questo video online, io avrò già aperto su Discord questa nuova sezione chiamata appunto Le vostre unità. Adesso chiaramente il titolo di questa sezione sarà lo stesso titolo di questa serie. E qui potrete postare le vostre unità con magari, come già detto, un trafiletto dove mi spiegate il loro uso, eccetera, eccetera. Potete postare unità e se volete potete anche allegare all'unità in questione un team dove magari l'unità funziona bene. Avete un'unità che funziona bene se accompagnata da un particolare Dancer o funziona bene in Flyer Emblem o in Armor Emblem o anche in Horse Emblem? Ovvio che potete allegare il tipo di team. Per esempio, un altro esempio che vi posso fare, oltre alla mia Camilla, è la mia Matilda. Anche la mia Matilda ha un set banalissimo, ma è un'unità che in Horse Emblem non è molto utilizzata e vi assicuro che funziona bene. Altro esempio di set che mi piacerebbe mostrare. Per cui niente, ragazzi, la parola è assolutamente a voi. Set troll, set originali, set forti, ma con unità non di tier così alta. Assolutamente tutti e tre ben accetti, ragazzi. È quello che voglio. Portatemi dei set che secondo voi possono essere interessanti da essere mostrati agli altri. Potete portarmi anche dei set esagerati, dei set da Wales, per esempio avete Giulia più 10, Giulia 5 stelle a più 10, va benissimo, mostratemela. Avete uno spaventoso Hector a più 10, mostratemelo, sappiate che mi farete perdere 10 anni di vita per ogni Hector che ci avete mergiato dentro, per un totale di 50 anni di vita per un Hector a più 10. Però io vi voglio bene lo stesso, ragazzi, va bene, portatemelo e questo è quanto. Secondo me può essere una serie molto interessante. Io non l'ho inventata, è una serie che ho già visto da uno youtuber, non so se inglese o americano, dall'accento credo inglese, credo americano, che appunto fa questi video dove fa vedere i set. Lui si limita alle troll builds, io voglio aumentare un pochino il range delle builds e magari proporre anche qualche set non strettamente troll, ma anche funzionale. In modo che questa serie sia utile sia per farsi quattro risate, sia magari per scoprire qualche set e qualche unità che prima non conoscevate. Per cui secondo me può essere una buona idea. Adesso sicuramente il primo episodio lo porterò settimana prossima, se dovesse piacere vedrete anche gli altri. Se non dovesse fare un particolare successo, probabilmente la serie non la vedrete così spesso, insomma la limiterò. La frequenza della serie sarà proporzionale alle visualizzazioni. Lo so che è un discorso molto, molto da azienda, però ragazzi considerate che io devo anche investire il mio tempo al meglio ed è una cosa che voglio cercare di fare. Soprattutto perché appunto questo canale lo sto gestendo usando il tempo nella maniera più intelligente possibile. E niente, questo è tutto. Io spero che vi faccia piacere questa nuova tipologia di video. Spero che parteciperete, ragazzi, partecipate, preparate le vostre unità migliori, assolutamente, venite. Lasciatemi chiaramente il nickname con cui volete essere chiamati nel video, nel file che mi invierete, nella foto che mi invierete e scatenate la fantasia. Niente, da Giulio è tutto, io spero che siate interessati a questa proposta. Ora la parola è a voi. Ci vediamo la prossima settimana con il primo video di questa nuova serie. Ciao!